Se ne va un illusionista, un manovratore occulto e abile, un divulgatore eccentrico di idee e progetti contro l'uomo. E lascia un movimento che fa gola a molti, un orfano inconsolabile, Grillo, e una visione del mondo apocalittica. Se ne va quindi un grande illusionista, un uomo che è riuscito a peggiorare le già pessime idee di Rousseau sulla volontà collettiva. Un uomo che è illuso di poter cambiare una realtà in positivo attraverso il web, attraverso i meetup, attraverso la democrazia diretta. Dicevo che lascia quindi in eredità un movimento che fa gola a molti e un Grillo con tanti punti interrogativi. Penso che ne vedremo delle belle, ma vale la pena seguire quello che accadrà d'ora in avanti. Al Casaleggio, auguriamo che Dio abbia pietà della sua anima.